E a proposito di lavoro, sta bene. In piazza, in questi giorni, ho sentito parecchi commenti, no? Ed è questo già un risultato. Uno dei commenti che più mi ha colpito è stato un commento di due persone che hanno frequentato tutti gli appuntamenti del festival, che erano soddisfatti, erano contenti. Erano contenti perché dicevano: questo festival è organizzato da ragazzi. E io a questi ragazzi farei un grandissimo applauso. Senza aggiungere i ringraziamenti di rito che abbiamo già fatto. E sono loro stati i protagonisti di questo festival. E sono loro i protagonisti del festival futuro, dei numeri futuri. Il bello di questi momenti, di queste parentesi, è l'incontro tra persone che hanno il potere e la cultura e che mettono a disposizione potere e cultura a favore di chi ancora non ha tutti gli strumenti. Questo deve essere un festival culturale, questo è stato l'atto di farlo. Grazie e alla prossima anno. Vorrei subito precisare che quando parlava di coloro che hanno potere e cultura, lui non parlava di me. Quindi state tranquilli da questo punto di vista. Grazie a tutti per essere qui e grazie per averci invitato a questo bellissimo incontro, in questo bellissimo posto. Le parole smarrite della democrazia. Lavoro. Cominciamo, prendo due minuti, sul rapporto tra lavoro e democrazia, perché è un rapporto fortissimo, fondamentale, perché la storia della democrazia è essenzialmente la storia della liberazione del lavoro. Il lavoro è stato servo-schiavo fino a non molto tempo fa. Direi i braccianti di questi territori fino agli anni 50, in generale forse fino all'inizio del secolo scorso, perché per i due millenni precedenti, i millenni precedenti, il lavoro è stato sempre servo o schiavo. E quando per la prima volta ha rotto il regime feudale la gestione della cosa collettiva è diventata un fatto condiviso, è stato quando alcune categorie di lavoratori, rotta diciamo il modello castrense nei comuni proprio in Italia, hanno cominciato a partecipare, essendosi liberati i commerciali, i mercanti e gli artigiani dal giogo del signore non quello lì, ma quello lì del castello, hanno cominciato a gestire la cosa comune. Quindi è stato il fatto che si siano liberati come lavoratori che ha reso per loro possibile e anzi inevitabile partecipare alla gestione della cosa comune, che è interesse generale, i beni collettivi, eccetera. Poi questa storia è andata avanti indietro per molti secoli, per lo più indietro, finché piano piano poi con la rivoluzione industriale, l'urbanizzazione, la conquista dei diritti dei lavoratori, cioè la liberazione dei lavoratori non dal lavoro, ma la conquista dei diritti nel lavoro, si è trasformata e diventata come doveva essere, il diritto di partecipare alla gestione della cosa comune. E quindi la storia della democrazia e la storia della liberazione del lavoro sono la stessa storia. Se il lavoro non è libero non c'è la democrazia. Se non c'è la democrazia molto spesso il lavoro non è libero. Però direi che è più bionivoco, è più univoco la libertà, i diritti del lavoro uguale democrazia che il contrario. Quindi questo è un rapporto molto forte, per cui questa è una parola della democrazia, forse direi che è la parola della democrazia, il lavoro. E però il tema di questi incontri era le parole smarrite della democrazia. Ebbene, il lavoro non è una parola smarrita, purtroppo è un contenuto smarrito, perché quello che si è perso non è la parola lavoro, ma negli ultimi due decenni soprattutto
si è perso il valore del lavoro, quindi si è smarrito il contenuto morale, sociale, culturale, costruttivo, cioè di progettazione del futuro, di miglioramento delle condizioni di vita, di evoluzione connesso al lavoro. È stato sostituito da un'altra parola di grande successo, soldi, indipendentemente da come si facevano. Adesso ci rendiamo conto che è il lavoro la chiave, i soldi sono importanti, sono importantissimi, ma la libertà, la democrazia hanno a che fare con la partecipazione che è connessa con il lavoro. Com'è che si è smarrito questo contenuto, Susanna? Buonasera, intanto grazie a Ettore Favola per questo invito e questa occasione. Forse, mi permetti, vorrei fare una correzione alla tua introduzione, perché è vero che nella storia il lavoro è stato servo e la liberazione della servitù è stato un grande cambiamento epocale, però noi stiamo tornando ad avere condizioni di schiavitù intorno, cioè la democrazia è in ballo, perché questa regione, come tante altre regioni d'Italia, ci possono narrare della schiavitù dei nuovi braccianti, quelli che dipendono da un caporale così come si dipendeva da un picciotto, da un signore negli albori di questo secolo. Quindi il lavoro è molto connesso alla democrazia, il lavoro è fondamento della democrazia, ma i pericoli di ritorno indietro ci sono nel lavoro così come ci sono per la democrazia, che non è mai data una volta per sempre, anche se ogni tanto ce ne dimentichiamo. Perché si è smarrito il contenuto del lavoro? Beh, intanto per una delle ragioni che hai detto tu, si è costruita un'idea che nel tempo era man mano smarrita, che è quella che per fare soldi non è necessario lavorare. E questo innanzitutto ha falsato tutte le dimensioni del reddito e della rilevanza del reddito, e ha determinato, non tantissimo tempo fa, c'era chi spiegava e teorizzava che i giovani del nostro paese non avrebbero cercato un lavoro, l'avrebbero fatto quando capitava, perché tanto avrebbero pensato ed immaginato altre cose per la loro vita, perché era la generazione della prima bolla, quella di internet, poi la seconda bolla, quella immobiliare, poi la terza bolla, quella della finanza. Di bolla in bolla si immaginava che non bisognasse, come dire, più caratterizzare la propria esistenza come legata al lavoro, anche perché una parte ci riusciva, una parte del mondo, una minoranza che in genere sta piuttosto bene, che è assolutamente riuscita a non farlo. E questo ha portato con sé non uno svuotamento di contenuti, ma una svalorizzazione del lavoro. La seconda grande operazione che è stata fatta è quella di considerare che il futuro avrebbe cancellato il lavoro manuale, che saremmo diventati tutti molto intellettuali, molto, una volta la differenza del lavoro manuale e lavoro intellettuale, e invece di capire che c'era una progressiva fusione tra queste due caratteristiche e che il lavoro manuale avrebbe avuto sempre di più delle componenti intellettuali, e che un lavoro intellettuale astratto era difficile immaginarcelo, salvo i ricercatori puri, ma non era una condizione diffusa, in realtà si è prodotto un altro elemento di disvalore nei confronti di tanta parte che invece un lavoro manuale ha continuato a farlo, perché poi la gran parte del lavoro resta lavoro manuale. La terza cosa che è sicuramente intervenuta è stata l'idea che non ci potessero essere delle ambizioni sul lavoro. Colpisce sempre, se andiamo un po' indietro con la memoria, quante volte ci hanno raccontato che una delle ragioni per cui c'era poco lavoro femminile è che le ragazze facevano delle scelte sbagliate negli studi, o non studiavano abbastanza, non avevano una prospettiva e quindi non trovavano poi uno sbocco lavorativo. Oggi le ragazze studiano mediamente di più e meglio dei ragazzi, hanno risultati migliori, non c'è più nessun campo di studi nei quali non esistono, eppure l'occupazione femminile continua a non esserci,
e adesso c'è anche chi torna su questo argomento delle materie sbagliate. In realtà ciò che si nega è che ci sia una relazione tra l'investimento che si fa su di sé e il lavoro che poi si trova. Questo è ovviamente molto connesso anche al tema della precarietà, non solo al tema dei contenuti del lavoro, ma anche questo ha determinato un'idea di disvalore. Se tu reputi il lavoro una cosa che non ha particolari valori da esercitare, non ti occupi neanche di quali contenuti esprimi, non ti occupi della sua qualità, non ti occupi dei suoi diritti, tant'è che poi siamo arrivati a una famosa avvertenza dove si è esplicitamente detto che bisognava ridurre i diritti delle persone perché come fossero i lavoratori, a quali condizioni fossero i lavoratori non è rilevante, l'unico problema era la capacità di quell'impresa di competere. E in questo schema si è arrivati, come dire, al circolo finale. Il lavoro è una pura merce, ma nell'essere una pura merce trasporta con sé anche la persona mercificata, e non solo il fatto che tu vendi una prestazione, ma vendi te stesso perché non sei considerato come persona portatrice di valori e di sapere. No, questo della cessione dei diritti in cambio di un lavoro pur che sia è una delle grandi tragedie contemporanee, direi, di paesi come il nostro che hanno conquistato un livello di benessere e anche di tutela. Pensavano di aver conquistato in maniera permanente, in realtà le conquiste, questa è una cosa che dobbiamo imparare, non sono mai permanenti se non sono perseguite con continuità, così come i diritti non sono mai acquisiti finché se non ogni giorno non si combatte per conservare. Ma come si, diciamo, abbiamo indagato un pochino perché, come abbiamo perso questa cosa, ma come la ricostruiamo? Quali sono? Poi entriamo, perché l'accenno che ha fatto la FIAT naturalmente lo approfondiremo, però volevo partire un po' da un discorso più grande, più alto. Come lo ricostruiamo questo valore? Da quale leva partiamo per ricostruirlo? Io penso una cosa un po' radicale, che è quella che questa è un'epoca di assenza di valori, in cui c'è una sorta di gara a chi afferma di più che non ci sono valori, non ci sono ideali che devono essere salvaguardati, tramandati, insegnati anche in qualche caso. E anche questo fa parte poi del fatto che non riconosci che il lavoro è una parte di questi valori e come consideri il lavoro una parte di questi valori. E io penso che una delle cose necessarie per ricostruire questa dimensione lavoro liberato, lavoro democratico, lavoro libero, lavoro come anche identità e modo di essere delle persone, una delle grandi cose sia ridare valore alla parola legalità innanzitutto, alla parola trasparenza, alla parola regole, perché se non ci sono regole la parte più debole, che è quella del lavoro, ovviamente è nelle condizioni più difficili, e ridare valore alla parola remunerazione, che è un'altra parola che ha progressivamente perso il significato. Una volta si retribuiva il lavoro, una volta recente, non nell'antichità, si retribuiva il lavoro in ragione del fatto che prestavi un'opera, ci mettevi delle competenze, ci avevi un valore professionale. Oggi l'idea è che retribuisci in ragione di quanto rimane del profitto che viene trasferito e non in ragione del riconoscimento del tuo lavoro. E anche questo ovviamente è un valore, perché se la tua retribuzione ti permette di vivere dignitosamente, di riconoscere ciò che tu fai, dai implicitamente, anche esplicitamente, un valore alle cose che vengono fatte. Se sei residuale rispetto a tutte le altre scelte che vengono prima, non hai il riconoscimento. Io credo che questi siano i valori che devono essere ricostruiti per ridare quella dimensione che il lavoro non è sottraibile rispetto alla persona che lo fa, rispetto al lavoratore e alla lavoratrice, e quindi i valori che permettono di identificare quella dimensione di relazione tra la persona e il lavoro sono i grandi valori che ridanno dimensione anche etica a una società. Ecco, però
come non condividere questa unità, no? Della persona e della persona che lavora, che è un cittadino, che è una persona e che è un lavoratore allo stesso tempo. Però quell'elemento importantissimo che è la remunerazione del lavoro ha un suo corollario, e cioè che il valore della cosa prodotta lo deve ripagare quello. Cioè, mi sembra che noi viviamo in una società nella quale non ci si può più permettere, e aggiungo, non è una cosa del tutto negativa, perché questo dipende dal fatto che in altre aree del mondo dove persone erano condannate ad una povertà perenne, oggi non sono più condannate, e quindi, come dire, sono entrate nel ciclo dello sviluppo, del progetto di crescita, eccetera, eccetera, centinaia di milioni di persone che prima erano escluse, e questo secondo me è una cosa bella, una cosa positiva. Non possiamo pensare solo a noi quando esprimiamo questi valori, però naturalmente entrando questi signori sono entrati in competizione con i nostri lavoratori, con noi che siamo dei lavoratori, che abbiamo più diritti e più redditi più elevati rispetto a loro, e qui il valore delle cose prodotte è entrato in ballo, perché il valore delle cose prodotte in realtà è diminuito se facciamo le stesse cose. E allora il punto nel quale ci troviamo adesso è come riuscire a creare lavoro sostenibile, cioè che sia in grado di remunerare attraverso quello che produce chi lo fa in maniera dignitosa, tutelandone i diritti, producendo qualcosa che abbia un mercato. Cioè, la sfida mi sembra che oggi sia questa, non del... Diciamo, forse siamo in un'epoca nella quale il lavoro viene prima del posto di lavoro, non so come dire, la creazione di lavoro, cioè di capacità di produrre cose che valgano e che siano in grado di remunerare adeguatamente il lavoro, viene prima ancora come obiettivo, cioè creare un sistema di opportunità. La faccia buona della globalizzazione, perché poi c'è anche una faccia cattiva della globalizzazione, è sicuramente quella che ha portato milioni di persone nel lavoro, nell'acquisizione progressiva di diritti, molto lentamente. Ci sono grandi paesi che incutono terrore dove la parola diritti e libertà delle persone è ancora molto poco diffusa, ma non c'è dubbio che quella, e questo ha portato con sé il riproporsi sulla scena di una parola che sembrava antica, divisione internazionale del lavoro, che non è solo il complotto giudaico massonico, è il fatto che il mondo si suddivide in realtà nella presenza delle produzioni e nelle scelte delle produzioni. E questo è un tema che in realtà non si sta mai affrontando, nel senso che soprattutto nel nostro paese abbiamo dato per lungo tempo per scontato che se un'altra persona cominciava a produrre le stesse cose che producevamo noi abbassavamo i nostri costi, ragione di essere competitivi con quei costi, non provavamo a immaginare, anche per l'esperienza e la storia che abbiamo, che cosa producevamo di meglio rispetto a ciò che erano in grado di produrre gli altri. E questo rimane il tema. Rimane il tema che non è irrisolubile, perché noi continuiamo ad avere, noi, altri paesi europei, produzioni, capacità produttive, capacità di ricerca che sono assolutamente privi di competizione dal resto del mondo, che riescono a mantenere il primato rispetto a... Dove ce li abbiamo? Dove, per esempio, quelle imprese non si sono dimenticate che la remunerazione di un capitale investito in produzione o in servizi non ha la stessa rapidità della remunerazione di un capitale finanziario. E questa è una delle grandi ragioni, perché non da qualche tempo, da circa 20 anni nel nostro paese si è smesso di investire nella produzione, nella ricerca, nell'innovazione, trasferendo i profitti in finanza e riducendo i costi per continuare a stare più o meno sul mercato o per continuare a paese. Allora il tema non è risolvibile dicendo la remunerazione dei lavoratori deve scendere in ragione del fatto che facciano competizione. Il tema è il nostro paese non ce la fa a stare in questo mondo se non prova a domandarsi quali produzioni e con quale qualità le fa.
sapendo che appunto si può. Poi c'è un altro tema, che bisogna ridurre le diseguaglianze che si sono create nella remunerazione del lavoro, perché ci sarà qualcosa che non funziona se le retribuzioni dei lavoratori perdono di potere d'acquisto rispetto a 20 anni fa e le retribuzioni dei manager o degli amministratori delegati della banca sono 2000 volte la retribuzione di un lavoratore. Anche questo poi determina qual è il rapporto e il riconoscimento che tu hai per il lavoro che fai, le produzioni che fai e anche la partecipazione al lavoro che tu richiedi. Allora, ci sono indubbiamente delle, diciamo così, delle leggi generali. Devi trovarti un settore di mercato nel quale sei competitivo con il resto del mondo, ma c'è anche una cosa parallela, che è bisogna immaginare che quella parte che ha le risorse per fare gli investimenti non può immaginare per sé un profitto così rapido come la finanza c'ha illuso che ci potesse essere, perché se no non rimetteremo mai in moto un circolo positivo, perché ovviamente un po' di speculazione finanziaria, se ti va bene, ha dei rendimenti a breve, se ti va male è un disastro, ma se ti va bene non è mai paragonabile al profitto di un'impresa industriale che investe su se stessa. No, ma globalmente l'economia reale è uno dei grandi rischi che stiamo correndo, e questo dipende in parte dal fatto che la finanza si è appropriata, ha conquistato, ha catturato i regolatori, i legislatori e anche le opinioni pubbliche per lungo tempo, perché noi usciamo da poco da un periodo in cui c'era stato detto della deregulation, della crescita continua, eccetera. In parte dipende da questo e in parte proprio dipende dall'aumento delle disuguaglianze, perché quando la ricchezza si concentra il tasso di accumulazione aumenta molto e diciamo, se una persona che guadagna 5-10 mila euro al mese, 1000, non lo so, le spenderà tutte, molte, quasi tutte, non lo so, uno che ne guadagna 1 milione al mese ovviamente ne spenderà una quota percentuale molto più bassa e gli altri le accumulerà e finiranno in quella nuvola che è la finanza, che esce dall'economia reale ormai, perché la parte di denaro accumulata finanziariamente che riscende nell'economia reale è molto piccola. Quindi una più equa distribuzione della ricchezza vuol dire anche che più soldi, più risorse rimangono nell'economia reale, perché se uno di noi, immagino che tra di noi di milionari non ce ne siano moltissimi, spero forse di sì, ma insomma immagino di no, se accumuliamo qualcosa è per comprare qualcosa o per pagare un viaggio, un master per i figli, una scuola, qualcosa. Se qualcuno invece accumula milioni di euro, dopo che ha fatto tutto ciò, ha comprato la prima, la seconda, la terza casa, la prima barca, la seconda barca, poi il resto li metterà in un hedge fund e quindi uscirà dal ciclo della vitale dell'economia e quindi inserirà. Quindi questo è un problema, quello della distribuzione, di una più corretta distribuzione della ricchezza, è un tema fondamentale per la sostenibilità della crescita economica. Però con questo discorso che abbiamo fatto adesso con Susanna Camusso arriviamo a un punto molto attuale, attualissimo, quello della produttività, perché io personalmente, ma non sono l'unico, ho indagato un po' su questo tema e tra le cose che ho scoperto è che se ci sono molti modi con i quali una collettività si può impoverire, ce n'è solo uno con il quale questa collettività può aumentare il suo benessere, ed è l'aumento della produttività, che in Italia è ferma o anzi declinante da molti anni. Io vorrei sentire da Susanna Camusso, secondo lei quali sono le cause di questo declino della produttività e cosa si può fare per rimetterla in moto, e in particolare, perché poi alcune cose le possiamo immaginare tra le cause e che cosa le può rimettere in moto, però vorrei sapere cosa può fare il sindacato anche per rimetterla in moto, cioè che cosa può mettere in gioco per farla ripartire. Quindi cause, cosa le può rimettere in mente, e in particolare che margini ci sono per contribuire come sindacato, come lavoratori, quindi a rimetterle in moto. Ma
intanto bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che nel nostro paese tra le ragioni della caduta della produttività quelle del lavoro sono quelle minori. Una delle grandi ragioni della caduta della produttività nel nostro paese si chiama dimensione di impresa. Grande sbornia collettiva di questo paese che ha spiegato la meraviglia del modello nord-est, ha trionfato dicendo piccolo e bello, basta pigliare qualunque dato e più diminuisce la dimensione di impresa e più il contributo alla produttività generale del paese è inferiore. Come si faccia crescere la dimensione di impresa è uno degli argomenti su cui ci si intrattiene periodicamente. Noi, come dire, possiamo provare a fare tutti gli sforzi possibili per partecipare di questa discussione e degli strumenti, ma lì c'è un tema che riguarda esattamente un modello culturale che va cambiato e un'idea di relazione e di crescita delle imprese. Il secondo grande tema che riguarda la diminuzione della produttività del nostro paese si chiama innovazione e utilizzo dell'innovazione. Non vorrei fare una battutaccia, visto che è oggetto di discussione di trame varie in questo periodo, ma agenda digitale è parola che ormai ricorda la Salerno-Reggio Calabria, nel senso che sono anni e anni che ne parliamo e non succede mai che poi si traduca, ma l'innovazione è uno straordinario fattore di produttività. Vorrei anche dire, cosa di cui non si parla mai, che un po' di giovani al lavoro, con un lavoro strutturato e partecipato, avrebbe anch'esso un effetto di produttività, perché tanta precarietà e presenza estemporanea e ipertemporanea di lavoratori al lavoro non aumenta la produttività, la riduce, oltre a ridurre anche professionalità e competenze. E così si potrebbe andare avanti. Se al mio posto qui ci fosse un rappresentante delle imprese, direbbe che la semplificazione burocratica sarebbe una delle cose fondamentali. Poi non ho mai capito se la semplificazione burocratica vuol dire abolire i controlli, ma questo lo capiremo a un minuto dopo. Però insomma, ce ne sono tante cose che si chiamano quei fattori paese della produttività, di cui ricerca e innovazione sono un dato che riguarda il paese, ma riguarda anche come il sistema delle imprese ha investito o non investito su se stesso. Devo dire che senza queste cose chiedere produttività ai lavoratori è come dire chiedergli di svuotare il mare con un cucchiaino e nello stesso tempo peggiorare le loro condizioni di lavoro. Viceversa, se si fanno un po' di queste cose, poi si può anche riorganizzare il lavoro. Ci sono delle possibilità concrete dentro un luogo di lavoro di aumentare la produttività. Penso per esempio a quanto incrementerebbe il funzionamento e quindi anche la produttività di un'impresa un utilizzo positivo delle competenze dei lavoratori, una inferiore parcellizzazione del loro lavoro, una forma di autonomia e di responsabilità. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire che probabilmente il modello di avere gli inquadramenti professionali rigidamente determinati nei contratti è poco utile nel rapporto invece a ricostruire una relazione tra professionalità, competenze dentro i luoghi di lavoro nel cambiamento. Che non vuol dire come non avere i riferimenti delle retribuzioni, ma vuol dire provare a giocarlo con un elemento positivo che riarticola l'individuazione delle professionalità. Un'altra cosa classica che viene fuori quando si discute di produttività si chiama ore di lavoro. Abbiamo un sottosegretario che è particolarmente efficace nel presentarsi un giorno sì, un altro pure in televisione a spiegare che bisogna tagliare le ferie, le festività, allungare l'orario di lavoro, allungasse il suo, ma in realtà detta così non vuol dire niente, perché se un'azienda non ha produttività sull'ora di lavoro non è che se ne fa di più la produttività cresce. Poi in questa stagione, come dire, mi pare che le ore di lavoro siano poche, sarebbe interessante tornare a un orario di lavoro normale, ma al di là delle polemiche. Quindi il tema non è quante ore lavorano le persone, è quanto tempo utilizzi gli impianti, i tuoi mezzi di produzione e quindi quanto sei in grado di determinare dei volumi di produzione che sono
mettibili sul mercato, trasformabili in servizi. Da questo punto di vista è chiaro che poter aumentare e qualificare diversamente gli orari di lavoro è un contributo alla produttività, peraltro lo facciamo da un tempo immemore, è cosa che si fa con regolarità, ma anche qui però bisogna farla senza essere preda della nuova ideologia delle ore di lavoro e del lavorare sempre, perché in qualche caso ad aumentare gli orari si fanno dei guai invece che trovare delle soluzioni. Ce ne abbiamo uno dinanzi a noi, ci hanno tutti spiegato che per essere un paese più liberalizzato e per essere un paese più produttivo bisognava aprire tutti i negozi anche la domenica. Il risultato di questa brillante operazione è che adesso tutta la grande distribuzione sta disdettando gli accordi, riducendo i salari, perché non ce la fa a remunerare il fatto che rimane aperta molte più ore, essendo in diminuzione i consumi, per cui anche qui sono degli slogan che vengono usati ma non sono sempre poi realistici rispetto alla cosa. Sulla produttività ci sarebbero moltissime cose da fare, poi ce n'è una che so che suscita l'orrore di una parte del nostro governo, ma che invece è fondamentale per accrescere la produttività del paese. Bisognerebbe fare qualche scelta di politica industriale. Bisognerebbe per esempio decidere che c'è un piano energetico e che si abbatte il costo dell'energia, onde non chiedere invece di ridurre le retribuzioni per rimanere nei costi. Bisognerebbe integrare le reti e renderle un fattore positivo. Quando dico reti penso alla rete distributiva dell'energia, cioè penso non al traffico sulla rete, al chiacchiericcio sulla rete, ma delle cose che parlano del paese. Cioè bisognerebbe fare quelle cose che permettono anche agli investimenti, all'iniziativa di innovazione delle singole imprese di restare in un circuito positivo. Per favorire una cosa di questo tipo bisognerebbe per esempio ricordarsi che è difficile affidare alle aziende la ricerca pura. Le aziende potranno fare e fanno ricerca applicativa, ricerca di nuove applicazioni, ma che facciano ricerca pura mi pare un po' complesso, o sono come dire Rockefeller, oppure è un po' difficile. Allora anche questo fa parte delle politiche di un paese che vorrebbe fare. Perché la metto così? Perché in questi giorni si sta discutendo del fatto che le parti sociali dovrebbero fare delle cose per la produttività e tutti gli altri sono al balcone a vedere che cosa facciamo, e faremo poco, credo che tutti debbano stare sereni da questo punto di vista. Potremmo dire che applichiamo l'accordo che abbiamo, che è un accordo che prevede modalità di contrattazione di secondo livello che possono adattare in azienda delle norme contrattuali. Penso che si possa, se è passata la sbornia derogatoria di qualche anno fa, fare anche una discussione più seria su materie che bisognerebbe delegare alla contrattazione. Se qualcuno però pensa che tutto ciò vuol dire, l'ho letto oggi sul Corriere, che non si rinnovano più i contratti o che non si fanno più i contratti nazionali, ecco, questo lo faremo quando la soglia minima di impresa sarà diventata, non so, intorno ai 1000 dipendenti. Prima è un modo di dire che la gran parte dei lavoratori di questo paese non avrebbero più aumenti contrattuali e non avrebbero più delle regole contrattuali, perché bisogna sempre ricordarsi che noi facciamo molta teoria sul valore della contrattazione di secondo livello, gli accordi aziendali invece che gli accordi. Ecco, parliamo di una piccola minoranza di imprese del nostro paese. Noi siamo un paese che, se non erro, ma Marco lo sa sicuramente meglio di me, ha quotate in borsa meno di 1000 aziende o poco, sì, più. Un po' che centinaia su 400. Ecco, che ha aziende sopra i 1000 dipendenti che si contano senza bisogno di ricorrere al pallottoliere. Cioè siamo di fronte a un sistema produttivo che non si può raccontare come se ci avessimo queste gigantesche imprese come i tedeschi che possono riorganizzare. No, noi siamo la miriade delle micro aziende. Nelle microaziende l'unico elemento che regola la vita dei lavoratori è il contratto nazionale, gli unici aumenti che gli arrivano sono quelli che arrivano dal contratto nazionale. Dire che c'è nelle microaziende bisogno di flessibilità degli orari, permettetemi di dire, un'assurdità, nel senso che non c'è, credo, nessuna microazienda, nessuno che alle 5 dice ho passato 8 ore di lavoro, timbro il cartellino, me ne vado. Allora bisognerebbe
come dire, uscire da una discussione un po' fantastica e molto, come dire, fiatista, per cui il tema della produttività è quello che i fattori lavoro vanno sfruttati di più, invece domandarsi che cosa ha ridotto la produttività, a partire dalla precarietà che ha ridotto la produttività delle imprese e quanto la riduzione degli investimenti è stato un elemento che ha ridotto la produttività anche delle imprese medio-grandi, mentre le piccole lo determina la dimensione. E prendere ad esempio, perché anche qui poi le statistiche sono, come ci veniva sempre spiegato, la media del pollo, noi abbiamo una fascia di medie imprese in questo paese che hanno accresciuto la produttività, che continuano ad avere livelli che superano anche i temibili tedeschi dal punto di vista della produttività e che, udite udite, sono fabbriche normalmente più sindacalizzate delle altre, dove si fa contrattazione e dove non scoppia nessun incidente nucleare ogni volta che bisogna cambiare un prodotto. Allora, forse c'è anche un tema che determinerebbe produttività che si chiama cultura d'impresa e quale livello di partecipazione si riconosce ai lavoratori nel lavoro, nel loro sapere, nel modo di organizzarsi. Perché il grande conflitto sul lavoro che ha determinato tutti grandi problemi fino agli accordi separati del 2009 è il conflitto sui rapporti di potere in azienda e sull'idea che l'organizzazione del lavoro, le modalità organizzative, gli strumenti organizzativi possono essere decisi solo dall'impresa e che i lavoratori devono solo, come dire, obbedire e applicare tutto questo. Questo è uno straordinario fattore di perdita di produttività, perché come noto c'è un grande sapere che quello che viene dagli operai, siano essi a una fresa o in linea di montaggio, dagli impiegati, che è stato uno dei fattori di crescita e di innovazione, ma soprattutto di crescita della produttività, perché veniva progressivamente incorporato nei modi di lavorare, oltre che nelle variazioni di prodotto, ma a un certo punto si è pensato che c'era troppo potere ai lavoratori. Questo è il conflitto che c'è tuttora. Se si vuole ripartire positivamente, bisogna rassegnarsi al fatto che non c'è, come dire, un modello autoritario che funziona, funziona di più un modello partecipativo. Beh, in Giappone gli anni d'oro del modello giapponese, una delle innovazioni, una delle numerose innovazioni del modello organizzativo è stata il coinvolgimento degli operai nel processo di innovazione dei processi, che ha fatto la, insieme alla produzione leggera, insomma ad altre cose che non sto qui a elencarvi, il grande successo della Toyota e del modello giapponese fino a qualche anno fa. No, volevo aggiungere a quello che ha detto Susanna Camusso alcune cifre che ho fresche fresche in mente sulle ragioni della, che confermano esattamente quello che è stato qui detto, ed è che gli ammortamenti, voi sapete che gli ammortamenti sono il modo in cui le imprese recuperano fiscalmente gli investimenti fatti in un certo numero di anni. Gli ammortamenti fatti dalle imprese italiane dal 97 al 2007, quindi l'anno prima dell'esplosione della crisi, sono dimezzati. Che vuol dire che sono dimezzati? Vuol dire che le imprese hanno finito di fare gli ammortamenti perché non hanno comprato nuovi macchinari. Tanto vero che l'età media dei macchinari italiani è passata in quegli stessi 10 anni da 10 anni a 16 anni. È chiaro che se uno ha delle macchine vecchie la produttività non cresce e anche farà prodotti che progressivamente diventano obsoleti, vecchi sul mercato. Quindi il problema degli investimenti in innovazione, diciamo in aggiornamento tecnico, prima ancora che tecnologico, sono stati bassissimi e sono stati bassissimi, direi infimi, quelli in innovazione, cioè nei cosiddetti beni immateriali, che sono i beni immateriali. I marchi naturalmente, ma soprattutto i brevetti, la ricerca, sono stati bassissimi. Gli investimenti in beni immateriali nei paesi a noi comparabili fanno oltre il 60% della crescita della produttività. Quindi c'è una componente di propensione dell'imprenditore, dell'impresa a investire meno e a investire in maniera poco produttiva. E quindi questo è un dato assoluto che a mio parere non dipende dal fatto che gli imprenditori sono buoni o sono cattivi, in questo caso dipende molto dal fatto che gli imprenditori sono invecchiati, perché noi abbiamo una quantità di imprenditori prima generazione che
hanno fatto grandissimo lavoro nella loro vita e sono arrivati sulla soglia dei 70 anni, eccetera, eccetera, in un'epoca molto più difficile, in cui le loro competenze, le loro conoscenze facevano fatica a stare al passo con i tempi, hanno deciso di tirare i remi in barca, e questo vale moltissimo per le piccolissime imprese, ma anche per quelle piccole. È vero che quelle medie tengono la produttività, la crescita di produttività internazionale, è vero anche che le grandi e grandissime hanno avuto un calo di produttività. E io credo che qualche margine, come Susanna Camusso ci ha confermato, di miglioramento dell'utilizzo dell'organizzazione del lavoro senza comprimere i diritti, che sono una cosa seria, però diciamo i diritti sono una cosa seria, l'organizzazione del lavoro può avvenire anche, può essere migliorata senza comprimere i diritti, con un, diciamo, pragmaticamente come la FIOM, che è il sindacato considerato il sindacato signor no, ha fatto nel grosso delle aziende del Bresciano o del Modenese, dove c'è buona parte della metalmeccanica italiana. Quindi sono cose che si possono fare, credo che qualche risultato da questo press, mi auguro e credo che qualche risultato da questo pressing si possa fare, perché gli altri devono fare sempre molto, però anche noi qualcosa dobbiamo farlo, quindi ciascuno farà la sua parte. Ma questa partita diritti produttività ci porta dritto al signor Sergio Marchionne, perché questa è stata una, quella della Fiat, è stata una vicenda esemplare per certi versi, non da prendere ad esempio, ma perché è un esempio, cioè ci rappresenta una situazione. Qual è in due parole la vicenda della Fiat? La Fiat stava fallendo, questo signor Marchionne è stato molto bravo a tirarle fuori dalle secche di una situazione finanziaria e proprietaria molto difficile, ha risanato da un punto di vista finanziario l'azienda, ha anche fatto delle affermazioni nei primi anni della sua permanenza alla guida della Fiat condivisibilissime, del tipo che il costo del lavoro non era il problema, perché il costo del lavoro incide sul prodotto finale di un'automobile meno del 7%, e quindi se il costo del lavoro si riduce del 10%, che è moltissimo nelle tasche dei lavoratori, per il prezzo, per il costo complessivo dell'auto vuol dire lo 0,7%, quindi è chiaro che non è rilevante. Poi a un certo punto la Fiat, Marchionne, annuncia un piano, il programma Italia, di investimenti di 20 miliardi per raddoppiare, attraverso l'aumento della produttività degli allora 5 impianti Fiat in Italia, la produzione. Dopodiché l'implementazione di questo piano passa attraverso una dura vicenda sindacale per la riorganizzazione di Pomigliano e di Mirafiori, se vi ricorderete, referendum sindacali, la FIOM che rimane fuori, un contratto che rinuncia al contratto nazionale, esce dal contratto nazionale, un contratto aziendale, la Fiat esce da Confindustria, insomma una vicenda molto grossa, molto importante. Passano 2 anni dall'annuncio del programma Italia e adesso il signor Marchionne dice il programma Italia non esiste più. Vi dirò forse tra un paio di mesi che cosa esiste. Che cosa ci insegna questa storia, Susanna Camusso? Beh, ci insegna molte cose. Una, che abbiamo avuto un paese che si è schierato senza sapere per cosa si schierava, che adesso forse dovrebbe farsi delle domande. Rammento i tanti del con Marchionne senza se, senza ma, mi piacerebbe capire che cosa pensano oggi. Perché le vicende industriali sono sempre delle cose complicate, decidere di fare o non fare degli investimenti, come farli, sono delle cose complicate. Siccome qualcuno adesso dirà, siccome c'è stata la crisi, la Fiat non può più fare gli investimenti, vorrei ricordare che tutto questo data 2009-2010, cioè a crisi conclamata. Non prima della crisi, poi arrivata la crisi, perché noi abbiamo discusso con moltissime imprese che avevano dei progetti e con la crisi si sono trovati in difficoltà. E come dire, la realtà è sempre più forte dei desideri, e quindi si è serenamente discusso. Fabbrica Italia era stata annunciata in piena e conclamata crisi.
Seconda cosa che insegna è che se i paesi fanno delle politiche, poi attirano anche degli investitori, magari non tutti brillantissimi, ma una delle ragioni dello spostamento progressivo degli interessi della Fiat verso Chrysler è anche che il governo americano ha finanziato questa operazione, nel momento in cui invece da noi si faceva tutt'altro, perché la crisi non c'era e quindi non c'era problema di intervenire. Però il governo americano, quando ha finanziato, ha posto delle condizioni, e questo insegna, credo, al paese che se si finanzia si potrebbero anche porre delle condizioni, magari chiare, non cambiandole 18 volte ogni 6 mesi, ma come dire, regole reciproche del gioco. E infine dice che incrementare lo sfruttamento dei lavoratori e cambiare il gioco democratico di per sé non determinano il successo di un'impresa, anzi ne possono determinare, come dire, la grande crisi, perché l'illusione di questa vicenda fu: se i lavoratori fanno più turni, fanno più ore di straordinario, rinunciano alla pausa della mensa, non possono più scioperare se non gli va bene le condizioni di lavoro, applicano la nuova metrica dei tempi di lavoro, eccetera, eccetera, se fanno tutto questo ci sarà uno sconvolgente futuro, investimenti a go-go, e dopodiché però non si vendono le macchine. E quindi quegli stessi lavoratori che hanno fatto tutte quelle cose stanno serenamente in cassa integrazione. Perché non si vendono le macchine? Perché c'è la crisi? È vero che c'è la crisi, è vero che tutte le case automobilistiche sono in una situazione in cui hanno volumi di vendita inferiori a prima, ma la Fiat perde clamorosamente quote di mercato, cioè vuol dire che ci sono altri che stanno vendendo macchine in quote che precedentemente erano della Fiat. Io ho avuto l'avventura, la sorte di occuparmi di auto per tanti anni quando ero ai metalmeccanici, e una cosa ho imparato in quegli anni, che se non hai dei modelli è complicatissimo che non perdi quote di mercato, perché gli altri i modelli li hanno fatti. Siccome adesso sentiremo quelli che dicono ma nella crisi non si lanciano i nuovi modelli, ecco, guardino quattro ruote per due o tre numeri di seguito e si accorgeranno che tutte le altre case automobilistiche stanno facendo operazioni anche nella crisi di lancio di modelli. Magari uno solo, non tutte le versioni, ma stanno facendo quello, perché devi appunto sottrarre quote rispetto agli altri. Ultima cosa che io credo il paese dovrebbe imparare è di non essere provinciale e subalterno, perché l'amministratore delegato della Fiat ha trattato questo paese come un paese di straccioni, incapaci di avere le regole, che non capivano lo straordinario valore delle sue operazioni, in cui solo lui sapeva introdurre la gerarchia buttando fuori un'organizzazione sindacale dalle sue fabbriche. Ma come dire, non è che un paese può farsi trattare così, anche perché a 2 anni data vorrei che tutti ci ricordassimo la serie delle dichiarazioni che l'amministratore delegato della Fiat ha fatto e provassimo a trovarne le coerenze, le conseguenze, perché in realtà ha spiegato a noi che eravamo tutti non capaci di far viaggiare questo paese, oggi siamo al punto in cui lui non è in grado di fare viaggiare l'impresa di cui è responsabile. Insieme a questo, siccome ho già letto un'intervista che dice ma ha portato la Fiat in mercati dove non era mai stata, calma e sangue freddo, nel senso che in America c'è perché c'è la Chrysler, non perché ci abbia portato le vetture del marchio Fiat, e il resto sono mercati in cui la Fiat c'è sempre stata, sempre avuto un privato in America Latina, c'è uno stabilimento che si chiamava Togliattigrad, tanto come dire aveva poco a che fare con quella parte del mondo fin da tempi antichi, quindi non è che siamo di fronte a uno straordinario investimento. Lo stabilimento in Serbia glielo paga il governo serbo e la BEI, e siamo di fronte a uno che è riuscito a utilizzare bene risorse e finanziamenti che venivano, ma che in realtà non ha il prodotto, non ha innovato sul prodotto e ha pensato molto banalmente che poteva sfruttare un po' di più i lavoratori e provare a compensare questo con l'avere dei prodotti. Peccato che adesso siamo tutti alla resa dei conti,
dopo che ha già chiuso 3 stabilimenti, perché nessuno si ricorda, ma la Fiat durante la crisi ne ha già chiusi 3. Ha chiuso Imola, ha chiuso ieri Spusso d'Avellino e ha chiuso Termini Imerese, quindi non è che non abbiamo già pagato un conto alle grandi scelte dell'amministratore delegato della Fiat. Ecco, ma l'impressione è che qualche altro stabilimento sarà sacrificato a questo punto. Ma qualche tempo fa, in una lunga intervista al Corriere della Sera, data a Massimo Mucchetti, se non erro, l'amministratore delegato della Fiat già anticipava questa come una delle possibili ipotesi, dicendo che dei 7 stabilimenti 2 forse non sarebbero più stati necessari. Anche allora noi tentammo di dire, ma discutiamo di... Ma tutti hanno telefonato all'amministratore delegato della Fiat e dopo le telefonate hanno detto che erano stati tranquillizzati e quindi tutto è tornato come prima. È certo che se non si fanno delle cose nella logica con cui la Fiat si è comportata finora, annuncerà la chiusura di alcuni stabilimenti, esattamente coerente alla modalità con cui si è proposto, ed è esattamente la ragione per cui non solo diciamo, come dicono in tanti in queste ore, che il governo dovrebbe chiedere chiarimenti, tra virgolette, all'amministratore delegato della Fiat, ma io chiederei un po' una cosa in più, che il governo provi ad immaginare come si fa una politica per l'auto in questo paese, che non vuol dire dare gli incentivi alla Fiat, ma che vuol dire per esempio discutere con altri costruttori dei marchi che ha di questo paese se vogliono venire a produrci in questo paese, cioè fare delle cose un po' diverse, perché se ci limitiamo a chiedere chiarimenti, magari poi dicendo anche che un'impresa ha diritto di investire dove vuole, che è sempre vero, però è anche automaticamente sapere che siamo di fronte alla progressiva sparizione della produzione dell'automobile nel nostro paese. Domanda: ce lo possiamo permettere? Io credo di no. Beh, soprattutto si ha l'impressione di un terribile spreco, perché noi, diciamo, l'Italia con l'industria dell'auto ha condiviso un secolo di storia in maniera molto brillante, quindi con alti e bassi, ma insomma sia da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista del design, da un punto di vista sportivo, da un punto di vista delle quote di mercato, insomma noi abbiamo una cultura automobilistica forte, e il fatto che per un periodo l'amministratore delegato dell'unica azienda che abbiamo sia una persona che non crede nell'Italia, noi corriamo il rischio di perdere un'industria che invece fa parte del nostro DNA. Questo mi sembra il punto inaccettabile di questa vicenda. Dopodiché lo sappiamo che diciamo, i soldi dati dal governo americano alla Chrysler hanno dato molti soldi al governo, che sono stati anche restituiti, ma sono state chiuse molte aziende, i sindacati hanno rinunciato a una parte rilevante di salario per i nuovi assunti, cioè ci sono stati dei sacrifici da parte di tutti. Adesso è ripartita la cosa, vediamo come saranno ripartiti gli utili, questa sarà una partita da vedere. Però diciamo, questa vicenda Fiat molto inquietante, molto preoccupante, giunge non al termine, temo, ma insomma in questo momento sopra una lunga lista di situazioni difficili nelle quali si pongono delle alternative, uno dice inaccettabili, ma la parola quando io leggo le dichiarazioni dei politici o anche dei sindacalisti, che questa cosa è inaccettabile, purtroppo una sfida come quella dell'Ilva non è inaccettabile, è lì, salute e lavoro, una sfida come quella delle miniere del Sulcis è lì, appunto, come la troviamo un equilibrio? Perché l'Ilva è un'azienda che dà lavoro a Taranto, circa 20.000 persone vivono di Ilva, però l'Ilva è la più grande acciaieria d'Europa ed è anche un importante asset del sistema produttivo italiano, cioè industria degli elettrodomestici, industria dell'auto, industria del mobile in buona parte, eccetera, eccetera, hanno un vantaggio dal fatto di avere nel proprio paese una grande azienda siderurgica che produce 10 milioni di tonnellate l'anno,
oltre al fatto che è un importante contributore alla bilancia dei pagamenti italiani, perché l'Ilva di questi 10 milioni di tonnellate 3,5 ne esporta. E quindi abbiamo lavoro, abbiamo, diciamo, un'economia nazionale collegata a questa cosa e abbiamo il tumore. Allora, come questa inaccettabile, questo inaccettabile dilemma, come lo maneggiamo? Cioè qui, come dire, non vorrei essere al tuo posto, nel senso che avete delle responsabilità enormi. Capisco che non voglio essere al mio posto, ma qualcuno ci deve stare a affrontare il problema. Quindi lo affrontiamo nell'unico modo razionale, che ogni tanto farebbe bene tornare ad avere un po' di razionalità nell'affrontare le cose. È evidente che non si può contrapporre il lavoro dell'Ilva, di quei lavoratori, di quell'impresa, alla salute dei cittadini di Taranto. Se si parte dal fatto che non si può contrapporli, vuol dire che bisogna dare una soluzione ad ambedue i problemi. Si può produrre acciaio senza determinare condizioni di vita normale per le polveri o di salute rispetto alle malattie come quelle che sono determinate? Beh, il resto del mondo ci dice di sì. Una parte del resto del mondo, adesso non andrei troppo a indagare su alcuni paesi, una parte del mondo ci dice che è possibile utilizzando delle tecnologie molto avanzate, è possibile facendo investimenti anche piuttosto costosi per coprire i parchi minerari, è possibile cioè fare tutto questo. E allora io credo che il problema sia come, e questo è l'oggetto di questa lunga discussione che stiamo facendo, l'Ilva faccia una seconda grande stagione di investimenti, una la fece sulle diossine qualche tempo fa, per mettere, come dire, in condizioni positive di produzione gli impianti. Il modello è un modello classico, si chiama avvertenza, si chiedono dei soldi agli investimenti, bisogna che questi si fanno, però io credo che in questa stagione bisogna porsi una domanda di più. Fare davvero un intervento di quelle dimensioni che rappresenti una produzione pulita, che copra i parchi minerari, che non riempia quartiere tamburi di polveri, che abbassi i livelli epidemiologici che oggi ci sono, costa delle cifre molto consistenti. In una stagione assolutamente complicata di crisi, io penso che bisogna anche ragionare su quali sono le convenienze del Paese. E cioè, se per il Paese è più conveniente che di fronte a quella mole di investimenti a un certo punto l'azienda dica: sapete che c'è, io produco in Germania, dove già produce, oppure se per il Paese è fondamentale che quell'azienda rimanga. Possiamo dire l'azienda risanata, dell'azienda che non inquina. Il Ministro dell'Ambiente sta lavorando rispetto all'esistenza di importanti fondi europei sull'innovazione tecnologica legata alla salute, credo che questo sia un pezzo. L'altro pezzo è: se di fronte a un diritto fondamentale delle persone che è la salute, di fronte a una necessità economica altrettanto importante per il Paese che è la produzione siderurgica, se anche il Paese non deve fare un pezzo di sua parte. Che si chiama quella cosa che io sto dicendo da qualche tempo: noi non ne usciamo da questa situazione, che si chiama auto, che si chiama Alcoa, che si chiama Ilva, che si chiama 100.000 esercizi commerciali che chiudono, non so, credo 35.000 imprese artigiane che hanno già chiuso e così via dicendo, se non si torna a quella cosa che suscita scandalo nei liberisti, che è un po' di sano intervento pubblico in economia, che decide dove si deve investire, quali sono le imprese fondamentali, quali sono le politiche industriali che bisogna fare, che fa fare alle imprese a partecipazione pubblica delle scelte e che dove ha bisogno di mettere risorse, magari per un periodo, quello che ci porta fuori dalla crisi, però ce le metta, perché se no la vediamo dall'altro lato. Ma se noi alla fine del 2013 non abbiamo in questo paese l'industria siderurgica, l'industria dell'alluminio, l'industria dell'auto, ma da dove la ripartiamo e da dove lo ripigliamo? Facciamo tutti circo?
ci raccontiamo le bellezze naturali e i beni culturali, possiamo farlo, ma prima di ricreare del lavoro che dia alle attuali e alle future generazioni la prospettiva di lavorare, mi pare che sia molto complicato. Allora io credo che, io sono antiliberista convinta, ma credo che per tutti sia il momento in cui bisogna mettere sul piatto le convenienze di un paese e cominciare a considerare che la disoccupazione a questi livelli e due generazioni che non sono al lavoro sono un costo molto più drammatico per il paese che non provare a salvare un po' di lavoro per poi crearne dell'altro intorno.